Bentrovati da Giovanni Pinelli, stiamo iniziando un altro fine settimana dentro di appuntamenti, qui consueto appuntamento con OPTO Sport, a cui do le mie consuete tre scelte per gli appuntamenti, come detto, del fine settimana. Iniziamo con la prima, che è quella del calcio, perché c'è il match del CIE, che nel campionato di eccellenza affronta il Cregas in una settimana davvero intensa per i colori nerazzurri. Prima match interno con il Cregas, terza forza del girone A, poi ancora un impegno casalingo con il Serpentara, parliamo però di Coppa Italia, nei quarti finali dell'andata della Coppa Italia, e poi la trasferta sul campo Atletico Fiumicino, assoluta schiacciasassi di questo campionato. Un impegno difficile, la formazione di Gianluigi Staffa, che avrà a disposizione quasi tutti gli elementi, eccezione fatta per lo spagnolo Merino, che è stato squalificato dopo l'espulsione di domenica scorsa contro il Tor Sapienza. Però la squadra è carica e vuole vincere questo incontro ed evitare di distanziarsi troppo dalle zone alte della classifica, visto che Atletico Fiumicino e Valle del Tevere sono le prime due nelle ultime 10 partite, considerando le ultime giornate, hanno fatto 9 vittorie e un pareggio, per cui non va assolutamente mancato l'appuntamento con la vittoria. Il Cregas arriva alla sconfitta casalinga 4-0 contro la Boreale. Le ultime due gare ha subito 4 gol dopo averne subite 3 nelle prime 11, per cui è in un momento di difficoltà la formazione di mister Centioni, e ci aspettiamo una gara che possa vedere i nerazzurri portare a casa questo successo. Cambiamo sport perché parliamo di pallavolo, c'è l'impegno della Sartorelli ASP che affronta il Genzano dopo le sconfitte degli ultimi tempi arrivate da parte di Rossoblu, prima sul campo dell'Orte, parliamo di domenica scorsa, andando indietro con la sconfitta casalinga con l'Isola Sacra, anche se in mezzo c'era stato il match vinto contro il Ripivolli. Però c'è un momento, diciamo così, un po' appannato per la squadra di coach Franco Accanto, che vuole vincere contro una delle formazioni, diciamo così, di centro classifica, di buon livello, però non eccelso, diciamo così, non proprio come l'Isola Sacra e la Saet, che stanno dominando questo campionato. E dopo un momento un po' così, come detto, la sconfitta di Orte, che è arrivata sabato scorso con una prestazione totalmente negativa, così ha detto coach Franco Accanto, da parte di Stefanini e compagni, si vuole cambiare un po' la situazione. La terza scelta di questa settimana invece arriva dal calcio a 5, perché c'è un match importante per la Megawatt, che gioca in casa, anche se al Tamagnini e non al Palasport, domani alle 15.30 a campo dell'Oro, contro il Nord-Ovest, che è la seconda forza del girone A del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Nord-Ovest che è anche il miglior attacco nel campionato, decisamente difficile il compito per il quintetto di mister Michele Sannino, che ricordiamo è sul fondo della classifica, ha bisogno di punti salvezza per portarsi in zone più consuete, anche magari cercando di evitare i play-out. Per quanto riguarda la formazione, tutti presenti, almeno fino ad ora, speriamo che possa durare fino a domani alle ore 15.30. C'è anche un nuovo arrivo, si tratta di Paolo Pinna, che è il primo acquisto effettuato dalla società del presidente Antonello Quagliata per il mercato invernale. Ovviamente la squadra in azzurro ha bisogno di innesti dopo gli addii, ci sono stati inizio stagione dei vari fattori, Simone Dangini, Stefano Dangini, De Fazzi, che hanno lasciato la squadra per i dissidi con la società, e quindi c'è bisogno di trovare nuove energie. La prima è proprio Paolo Pinna, che ha giocato già 2 anni fa con la maglia nerazzurra, e quindi si aspetta un match davvero difficile. Dopo la buona prestazione contro Little Pol, si vuole cercare questa volta di portare a casa i punti, anche perché poi ci sarà l'impegno contro un'altra squadra temibile come quella dell'Atletico New Team. Con questa notizia concludo questo appuntamento di Obiettivo Sport, ci vediamo lunedì per commentare i risultati del fine settimana. Grazie mille per l'attenzione.